male. Avrò migliaia di suppliche, ho biglietti in tasca, ognuno mi mette un biglietto in tasca. Fai qualcosa, la discarica, l'inceneritore, ho perso il lavoro, io non sono il messia. Peppe, un tuo giudizio sulla vicenda Monte Paschi di sera? Quale Monte? Non c'è nessun giudizio. Sei un grande! Di Paschi. È la più grande voragine del dopoguerra. Ma il PD è perché il Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi, secondo te? Il PD è il Monte dei Paschi di Siena, cosa dici? Non si parla di coinvolgimento, si parla che il PD è una banca ed è quella banca lì. Se vai a vedere inceneritori, rigassificatori, biomasse, sono finanziati con i CIP 6 attraverso le banche, una delle banche principali è il Monte dei Paschi. Cioè sta venendo giù un cartello e capisci il debito pubblico. Io credo che l'unica notizia positiva del Monte dei Paschi di Siena che non possa fare più debiti del nostro debito pubblico, può arrivare solo lì. Il Parlamento troverebbe Berlusconi. No, le anime morte, lasciamole vagare nel limbo, sono lì, noi saremo dentro chissà quanti, come, saranno costretti a seguire, non vedi che stanno dicendo le nostre, l'antipolitica è scomparsa, stanno dicendo le nostre cose, ma veramente, sentire il PDL che dice che non vuole corrotti nelle liste è veramente una roba da sconcertante, stanno diventando due legislature, stanno diventando loro l'antipolitica, ma è meraviglioso questo, vuol dire che condividono le nostre idee e allora le idee non sono né di destra né di sinistra né di Berlusconi né nostre, sono buone idee o cattive idee, quindi andremo avanti e saranno costretti loro a seguire noi, ma vedrai, perché i partiti non ci sono più, fanno queste triplici alleanze che chiunque vada al governo ci sarà 8 mesi, un anno. Ma mi ci vedi accanto a Cicchitto? Ma è una vita infame, alzarsi. Ma Berlusconi lo tenete in vita voi, l'avete traghettato dall'aldilà, siete voi che tenete in vita questi fantasmi, è un ologramma, non c'è neanche, se vai lì è niente, è uno spot pubblicitario e allora è già finito, è finita la televisione che fa, è finita il modo di porsi. Che miseria, ma signori, qui stiamo facendo qualche cosa, qui davanti abbiamo fatto queste lezioni online e vi dico, ci è costato una fatica a noi, a loro, a migliaia di ragazzi a prendere le firme sotto l'acqua, sotto la neve, sono stati giganteschi e abbiamo raccolto le firme in tutte le circoscrizioni d'Italia, siamo in tutte le circoscrizioni d'Italia e ogni regione, ogni circoscrizione ha delle persone che saranno elette, se voi le leggerete, della propria regione, della propria provincia, qui avete siciliani che risiedono qua, è meraviglioso, e li potete vedere un mese prima,